Ladies and gentlemen della maggior youtubesca, ben giunti in questa ulteriore oramai giornata di spoiler di New Shaman. Siamo ormai agli sgoccioli dello spoiler completo. Sembra essere l'altro ieri, non ieri, l'altro ieri, che sono uscite le figurine meravigliose di Kamigawa Neon Dynasty e già ci ritroviamo qui a parlare delle prossime. Basta Marco, non ho più soldi per te. Va bene, Brazen. Vabbè, andiamo a leggere. Brazen Upstart, costa 3 mana, uno bianco, uno verde, uno rosso, cautela, 4-2. Quando Brazers Upstart crepa, guarda le prime 5 carte del tuo grimozio. Questa è la Gilda Cabaretti. Tu puoi rivelare una carta creatura da queste carte, aggiungere alla tua mano, metti il resto in fondo al grimozio in ordine casuale. Rakish Revelers, costa 5, 2 incolori, uno bianco, uno verde, uno rosso, creatura elfo druido ladro, 5-3. Quando Rakish Revelers entra in gioco, crea un pupazzo cittadino, un cittadino 1-1, bianco, e perde 2 mana. Esilia Rakish al solito dalla tua mano. La terra bersaglio da mana bianco, verde e rosso. Al solito la puoi lanciare. Poi dall'esilio questo strunzo. Tutto! A costo 5 la puoi lanciare dall'esilio. E fai questa 5 mana, 5-3 più pupazzide. Quindi 5 mana, 6-4 complessivo. Mi sembra abbastanza buona. È la comune che fissa della Gilda Cabaretti. Ah, è un ciclide. Sì. Funziona bene. Buona figurina del Magic. Andiamo avanti. Rubble Rousing, 5 mana, incantesimo, I2A5. Quindi al solito, quando questo incantesimo entra in gioco, entra nel campo di battaglia, guarda le prime 5 carte del tuo grimorio, esilia una di queste a faccia in giù e metti il resto in fondo al grimorio in ordine casuale. Vediamo come facciamo a lanciare questa figurina a costo 0. Quando tu attacchi con una o più creature, crea lo stesso numero di cittadini 1-1 bianchi e verdi. Dopodiché, se controlli 10 o più creature cittadine, anche, non so, non hanno la cittadinanza italiana, anche immigrati, tu puoi esiliare, tu puoi giocare la carta esiliata senza pagare il costo di mana. Bah, mi sembra una carta abbastanza orribile per quanto riguarda il Constructed, mentre mi sembra invece molto buona in Limited. Knockout Blow, costa 3 instant. Questa magia costa 2 in meno se il target è una creatura rossa. Minchia. Knockout Blow infligge 4 danni a una creatura attaccante o bloccante e tu guadagni 2 come scusa. Ma queste carte di side sono troppo sgrave. Ma dai, ma che roba è? Va troppo forte. Shadow of Mortality, 15 mana, 7-7. Se i tuoi punti vita totali sono meno di quelli dell'inizio, di quelli iniziali, cioè 20, questa magia costa X in meno, dove X è la differenza. Ah, tipo Death Shadow, sul serio? Ma come? Death Shadow? Costa... No, Ugatsu! Death Shadow costa un mana ed è 12-12, che cosa sto dicendo? No, stavo dicendo un'altra cosa. Quindi, se sto a 7, costa 2 mana. Esatto, è lo stesso concetto della Death Shadow. Quindi, meno punti vita hai, più questa carta è giocabile. In quel caso, se meno punti vita hai, più è grossa la Death Shadow. È più forte Death Shadow, però. Sì, è una carta giocabilissima questa. Uno bianco, uno verde, uno rosso, sono certo faccia cose con i cittadini. Invece forse no. All'inizio del tuo mantenimento, è un incantesimo, all'inizio del tuo mantenimento, guarda la prima carta del tuo mazzo. Se è una carta creatura o Planeswalker, tu puoi rivelarla e metterla nella tua mano. Se no, la puoi mettere in fondo al tuo grimorio. Minchia, questa sembra una bella carta. Questa è forte.
Refuse to yield. Costo 2 instant. Una creatura avversario guadagna più 2 più 7. Perché più 7? Fino alla fine del turno. Stappala. Trick gigantesco. Ragioniamoci, perché più 2 più 7 è veramente tanto. Buy your silence. Compra il tuo silenzio. Sì, sì. Compralo, te lo vendo subito. Al miglior offerente. Con 5 mana esilia un permanente non terra. Beh, il controllore crea un tesoro. Sì, sì. Controllore crea un tesoro. Malissimo. Tom, sorcery. Non eccezionale. 3 mana, 0-3. Psionic Snoop. Dog. È uno 0-3 flash quando entra in gioco con Nibs. Quindi entra in gioco pesca scarta. Probabilmente quindi è 3 mana 1-4 che fa questo ciclino pesca scarta. Linea di massima non mi piace. Non mi piace, non ci siamo, no, non ci siamo. Dormir como Spaces. Quando questa porcata entra in gioco, tappa la creatura incantata e crea un pupazzo 1-1, pesce, blu, pedina con. Questa creatura è imbloccabile. La creatura incantata non stappa durante il suo untap step. Non è male questa, praticamente è una sfera di cattura e ci dà il pesce imbloccabile. I pesci sono belli perché sono imbloccabili. Mi sembra forte questa carta, no? Che è sfera di cattura e ti dà pure una figa di creatura imbloccabile 1-1. Per 4 mana mi sembra un ottimo affare. Removal più pupazzo 1-1. Obscura Theater. Quando Obscura Theater entra in gioco, sacrificala. Quando lo fai, cerca nel tuo mazzo una terra pianura, palude o isola. Classico, quindi mana fix ci sarà per ogni gilda. Ci sono un sacco di terre che fixano in questo set. Non ci possiamo lamentare, manco per il cazzo. Vinculo! Sì, ma più calmo, cioè con delicatezza. Vidal, esperta nel rescates. In 3 mana 3-2 resuscita mostro, con costo di mana 2 o meno, dal cimiterio. Non può attaccare o bloccare, sti cazzi. Finché la esperta nel rescates rimane in giocos. Appena esperta in rescates tira le guoias, quel drop a 2 puoi attaccare. Nel mentre, se c'ha un effetto di enter the battlefield, l'effetto di enter the battlefield già l'abbiamo sfatos, l'abbiamo già potentes. Ma mi sembra forte questa, cazzo. Syndicate Infiltrator, quindi. Costa 4 mana, 3-3. Volare. Syndicate Infiltrator guadagna più 2 più 2. Evitato che ci sono 4 o più costi di mana differenti all'interno del tuo cimitero. Mi sembra una porcheria abbastanza immane, devo dire, perché 4 mana 3-3 volare è una pessima base. Tavernen Asardeurin. Costo 2, 2-2. Creature Menschrauber. Tappa e paga 3 punti vita. Lancia una moneta, Wirf in Monze. Se vinci il flip, guadagni 6 punti vita. Ma io questa carta l'ho già vista da qualche parte. È una ristampa? M21. Io mi ricordo che l'ho giocata questa carta. Mi sono quasi ucciso. Non ho mai guadagnato 6 punti vita. Ho fatto tipo 15 danni. E basta. Così, lo so, persa, morto. Schifo. Contracted Tug. 5 mana, 4-4. Rhino Warrior. Palesemente il villain delle tartarughe ninja. Quando il tizio attacca, guadagna più X più X fino alla fine del turno, dove X è uguale alla forza o alla costituzione tra le creature che controlli. Minchia, grassume. Quindi come minimo questo attacca ed è una 8-8. 5 mana 4-4 attacca come 8-8. Minchia, ma mena di brutto. Certo, non ha travolgere, non ha menasso, non ha un cazzo. Non ha cautela, non ha reach, non c'ha una minchia. È solo grasso. Proprio esageratamente. Costo 3, 3-2, comune. Cittadino diavolo. Che bello, anche i diavoli si sono implementati, si sono integrati nella società. Alliance. Quando un'altra creatura entra in gioco sotto il tuo controllo, spari un danno a ogni avversario. Con un body orrido, mi sembra abbastanza una porcheria. No, non mi fa schifo. Attenzione, questo potrebbe essere forte, minchia. 2 mana, 1-1 volare, 1 blu e 1 nero raro, uccello assassino. Fintanto che hai 5 più
costi di mana differenti nel tuo cimitero, guadagna +2/+2 detach. 2 mana, 3/3 detach come scusa. Quando l'uccello esplode, 1000/2 peschi una carta. Stai scherzando? Questa è veramente forte. Sta un siluro questa carta. Angel of Separation. Costo 5, 5/3 volare, angelo incubo. Quando prendi danno, previenilo e milla il doppio di carte rispetto al danno. Cioè ti sfanno 10 danni in faccia di 1020. Ma che carta strana. Carta particolarissima. Cioè al posto di farti danno in faccia, opponent ti milla le carte. Ora è 5/3 vola. Non so, ma che senso ha sta carta? Carta che onestamente non so valutare. Se dovessi tirare a indovinare direi no. 4 mana, 5/5. Arrolla! Ma che arrolla? Il camion de tesores. Travolgere. Arrolla e travolgere. Sempre che è il camion de tesoros. A cadagno te combatte un giocatore. Quindi ti fai danno in faccia a un giocatore. Crea la figa de tesoro! Porcata! Porcata? Crea una figa porcata. Artefatto che controlla. Quindi caga i tesori. E criua con 3. Tripular. La tripular con tres forzas. Quindi 4 mana, 5/5, travolgere. Quando infligge danno di combattimento al giocatore, crea un tesoro. Per ogni artefatto che controlli, minghias. Per ogni artefatto che controlli, attenzione, arrolla bene. Arrolla benissimo. E crew 3. Ah, ok, giusto, che controlla l'avversario. Pessima. Dusk Abomination. 7 mana, 5/4, creatura orrore. Come costo addizionale per... Dai, che funziona! Come costo addizionale per lanciare questa magia, sacrifica una creatura. Scarta una carta o paga 4 punti vita. Pure una fetta di culo, se vuoi. Scarta una carta o paga 4 punti vita. Ok, costa 7 mana. Quando Dusk Abomination entra in gioco, ogni avversario sacrifica una creatura, scarta una carta e perde 4 punti vita. Minchiazza! Questo è il limited, bello siluro. Sanguine Spy. Costa 3 mana. 2/3. Vampiro. Ladro. Menace Lifelink. Quante cose. 2/3. Minacciare Lifelink. Con un mana sacrifica un'altra creatura che controlli. Guarda la prima carta in cima al tuo grimorio. Tu puoi mettere quella carta nel tuo cimitero. Guarda la prima carta in cima al tuo grimorio. Puoi mettere quella carta nel tuo cimitero. Sacrificando un'altra creatura. Minchia. Pesante l'effetto. All'inizio della tua fase finale, se tu hai 5 o più carte con costo di mana differenti nel tuo cimitero, puoi pagare 2. Se lo fai, pesca una carta. Dark Confident questo fa. 3 mana, 2/3. 3 mana, 2/3 che devi pagare un mana per sacrificare una creatura che controlli per guardare la prima carta e metterla nel cimitero se vuoi. Cioè non fa niente a parte self-millarti, ti devi pure sacrificare. Sono il Waste Rider dei poveri, ma dei poverissimi. Allora, Cabaretti Ibrida. 3 mana, 3/3, creatura leggendaria, druida elfa, con un canguro in mano. Con un cucciolo di canguro in mano. Se stai per creare uno o più token, tu puoi invece creare lo stesso numero di gattidi 2/2 verdi con rapidità, o lo stesso numero di 3/1 canidi verdi con cautela. Ah, quindi quando stai per creare pedine, puoi mettere 2/2 rapidi con gattidi 2/2 rapidi o cani di 3/1 cautela. Quindi quello in realtà è un gattide. Quello è un gattide. Sotto c'è il canide. Quello di là è palesemente un gatto, giusto? Che gatto è? Vabbè. Quindi questa cosa qua fa spammare pupazzi micidiali. Quindi mazzo pedine confirmed. I cittadini in realtà diventano gattidi e canidi. Capito? Trasforma i cittadini che entrano in gioco in gattidi e canidi. Questo è un siluro totale da limited. Cunning Receiver. Creatura umano cittadinide. Quando entra in gioco... Ah, veramente fa Mendelic Mage. Scegli un permanente... Scegli un permanente non terra. Scegli un permanente non terra quando entra in gioco. Non che nomini. Aspetta. Scegli un permanente non terra. Le abilità del permanente che hai scelto non possono essere attivate. Ah, fa tutte le abilità. Non solo quelle attivate, tutte le abilità. Pure quelle innescate. Ah no, dice non possono essere attivate. Quindi no, quelle attivate, le abilità attivate. Bellissimo. Bellissimo. Il Cunning Receiver ottiene tutte le abilità del permanente selezionato, eccetto per segnalini, per le abilità di loyalties,
Quindi se nomini un Planeswalker, quando entra in gioco, se scegli un Planeswalker, non ha le abilità del Planeswalker, il receptador ardilloso, perché non ci sono i segnali di loyalty, non li potresti togliere. Non potrebbe funzionare. Tu puoi spendere mana di qualsiasi colore per attivare le sue abilità. Bellissima! Fa ago spinale fin tanto che in gioco e succhia quelle abilità e se le fa sue. Una carta bellissima. 2-3 tra l'altro, mana bianco, mana blu, 2-3, carta vera. Oh, ladies and gentlemen della magia notturna, solo il meglio per voi, cari gentili e gentilissime telespettatrici della magia notturna, solo il meglio. Bella, una carta precisa, addio. Dai, che funziona. Vindicate, sei stato bello. È stato bello passare, trascorrere il tempo insieme, ma... Vabbè, questo spara veramente non terra. Vindicate spacca pure il permanente. Il sogno di Ubumpi. Di Ubumpino. Void Rend. Uno bianco, uno blu, uno nero. Questa magia non può essere counterata. Istantaneo. Distruggi un permanente non terra. Incounterabile in faccia a te. Siamo contenti però che le carte più fighe sono sempre rare. Bene, bene così. Continuiamo questo trend della rara forte. 6 mana, Smuggler Stash. Costo 6, quindi artefatto. Le terre che controlli hanno tappa, crea un tesoro. Come? Le terre che controlli hanno tappa, crea un tesoro. Questa carta è, questa è bella col gatti. Esatto. Caga gattidi. Boom boom boom. Sta carta, come fai a giudicare? Questa è particolarissima. L'artefatto è quindi facilmente tutorabile e animabile. Sì, questa cosa è bella. Se la puoi cittare in gioco, se la citti questa roba, caghi una marea di tesoro. 40 euro di carta per il commander, addirittura. Non lo so, boh, non capisco. Non lo so giudicare questa. Mi sembra costosissima. Certo, se la citti in gioco può fare combo pazzesche, fai un botto di mana, anche quella con i gatti, di, no? Di tappi le terre, caghi i gatti di, a profusione. 6 mana, 3-3, volare, Angelic Observer. Questa magia costa 1 in meno per essere lanciata, per ogni cittadino che controlli. Insomma, carta da limited, ovviamente. Devi avere molti cittadini. Turno 4 solitamente circa. Turno 4 non basta per essere forte questa carta. 4 mana, 3-3... è diludente. È un diludendo. 4 mana 3-3 volare. Abbastanza diludendo. Costa uno rosso e uno nero. E già mi piace. Come cosa addizionale per lanciare questa magia, sacrifica un permanente non terra. Va bene, ne siamo abituati. Ogni avversario sceglie un permanente che controlla, che condivide un tipo con il permanente sacrificato e lo sacrifica. Pesca una carta. Ah, minchia, sicila. Sacrifico io una creatura, tu sacrifichi una creatura, però pesco. Però lui sacrifica quella che vuole. Interessante in realtà. Non è brutta. 3 mana, 2-2, volare. Obscura iniziato. Guadagna lifelink fino alla fine del turno con 2 mana. Con 2 mana bianco o nero, quindi da Esper. Carta da Esper. Volantino discreto. Volantino discreto. Non eccezionale. Tra l'altro è cittadino, è vero. È piccione cittadino, uccello cittadino. Non è malissimo. 2 mana istantaneo, pesca 2 carte. Ma sì, tanto ormai ci siamo abituati. Dopodiché scarta una carta, a meno che non hai 5 o più coste di mana differenti tra le carte del controllo, tra le carte del tuo cimitero. E questa è di nuovo carta che funge con i costi diversi. E questa è 2 mana, pesca 2 carte secco. In quella condizione lì. Se non hai ancora raggiunto quella condizione, ti aiuta a raggiungere quella condizione, perché fa pesca 2, scarta 1. Scarti il costo di mana che ti manca nel cimitero. Ottima! 4 mana, 3-2, elfo druido, alliance. Quando un'altra creatura entra in gioco sotto il tuo controllo, metti un segnalino +1/+1 su Celebrity Fencer. Non ci siamo. Schifo. Schifo! 4 mana, 3-2. Schifo! Attenzione, questi costi di mana, 2, multicolor, rari, sono tutti fortissimi. Vediamo se pure questo è forte. Uno bianco, uno verde, 2-1, travolgere, volare, Pegaso. Quando infligge danno di combattimento a un giocatore, pesca una carta, se 2 o più creature sono entrate in gioco sotto il tuo controllo in questo turno. Pesante, difficile. È difficile, minchia, 2 carte, 2 creature. Sì, sì. 2 creature devono essere entrate in gioco. Non mi fa impazzire. Domanda 2-2, Venom Connoisseur. Alliance, quando un'altra creatura entra in gioco sotto il tuo controllo, Venom Connoisseur
Magna del touch fino alla fine del turno. Se la seconda volta abilità risolve in questo turno, tutte le creature che controlli guadagnano del touch fino alla fine del turno. Non è male. Probabilmente non è male. Costo 2, artefatto veicolo. Tappa, esilia le prime 2 carte. Esilia fino a 2 carte bersaglio da un singolo cimitero, tappandolo. Crew 2, forza costituzione uguale pari al numero di carte esiliate con esso. Bellissimo. Minchia, questo è tipo lanternizio. E lanterni! È tipo la lanternille. Solo che costa 2, è tipo Relic of Progenitus. Tappa, rimuovi, tappa, rimuovi, tappa, rimuovi, giusto? Tipo Relic. Tappa, rimuovi 2, tappa, rimuovi 2. Le lanterne sono troppo lente. Polenti. E poi si ingrussa sto Skifus. E poi diventa un Monstrum Mortales. Questa è la carta forte di Magic. Proprio carta forte. Sizzling Soloist. Questo è un jazzista praticamente. 4 mana, 3-2, Alliance. Quando un'altra creatura entra in gioco sotto tuo controllo, una creatura bersaglio controllata da un avversario non può bloccare in questo turno. Solamente chi ha paura è vittima di se stesso. Se questa è la seconda volta che questa abilità risolve in questo turno, quella creatura lì, oltre a non poter bloccare, durante il prossimo turno nella combat phase del controllore di quella creatura deve attaccare per forza se può farlo. Quindi dopodiché deve attaccare per forza. È interessante, in agro però c'ha un body veramente troppo schifoso. Quindi secondo me farà schifo in limited. Uno bianco, uno verde, uno rosso. Infligge 3 danni a ogni creatura non pedina. Mamma mia! Cabaretti token! Confirmed! Questa è vratta unilaterale in cabaretti token. Cabaretti token. Minchia, bella questa. Bella, bella, bella. 3 mana, 3-2, Alliance. Quando un'altra creatura entra nel gioco sotto tuo controllo, guadagni un punto vita. Questo è bellino. Però c'ha sempre un body abbastanza orribile. Io sono un po' scettico. Queste creature con Alliance mi sembrano scarse, posso dire? 2 mana, 2-1, Alliance. Quando un'altra creatura entra in gioco sotto tuo controllo, il tizio qui, il socialista, guadagna +1/+1. Anche questa non è una carta che mi fa impazzire. Diavolo rosso! Dimentica la strada! Body dropper. Uno rosso, uno nero. 2-2. Quando sacrifichi un'altra creatura, metti un segnalino +1/+1 su body dropper. Ed è comune. Con 2 mana sacrifica un'altra creatura, body dropper guadagna minacciare fino alla fine del turno. Carta abbastanza interessante. In Rakdos sarà Sacrifice, quindi questo può è un drop a 2 con del potenziale interessante. Si ingrussa e sac outlet, può prendere minacciare. Comune, sembra una comune abbastanza solida da archetipo. Ho visto un Monstrum! Monstrum! Monstrum ignorantissimos! Travolgere lifelink e rapidità. 4 mana, 4-4. Come, scusa? Ma minchia lifelink. Cosa? Cosa? Come? Mamma mia. Questo è una cattiveria totale. Elegant Entourage. 4 mana, 4-4, Alliance. Ok, finalmente partiamo con un body onesto. Quando un'altra creatura entra in gioco sotto il tuo controllo, una creatura bersaglio, oltre The Elegant Entourage, guadagna +1/+1 e guadagna travolgere fino alla fine del turno. Un'altra creatura oltre lei. Quindi lei no. Però un'altra creatura prende +1/+1 e travolgere fino alla fine del turno. Questo secondo me è forte. Deve avere molte creature per terra. Però questo inizia a essere interessante. Che dare +1/+1 e travolgere un pezzo. Poi il body di per sé è onestissimo. 4-1-4-4 ci sta. In limited va benissimo. 3-3 fa schifo. 3-2 fa ancora più schifo. 4-4 va benissimo. Cabaretti Courtyard. Questa è la classica terra e quando entra in gioco la sacrifichi, prendi montagna basica, foresta o pianura, metti in gioco tappata, mischi il mazzo e guadagni un punto vita. Queste sono tutte molto forti, si giocheranno sicuramente nel limited quantomeno di Shamanna. E per oggi, cari ladies and gentlemen, ci siamo spippolati tutti gli spoiler dell'11 e del 12 aprile 2022, in attesa che lo spoiler completo di New Shamanna esca. Siamo arrivati a 171 carte di 281 totali spoilerate, quindi abbiamo sorpassato quest'oggi la metà
il 50% di tutte le figurine di New Shaman. Ladies and gentlemen, scrivete nei commenti qui sotto circa che cosa ne pensate. Secondo me questa giornata di spoiler è stata estremamente grassa e ricca di sugo sugoso intriso di salsiccia e polpette. Buonissimo, veramente bellissima giornata di spoiler, piena di bombe assolute. New Shaman si riprende dopo una giornata un po' pessima di spoiler precedente, quindi l'espansione in questione promette molto molto bene. Grazie.